volevo innanzitutto, rispetto a questa mozione, mi sembra di ricordare che non è la prima mozione che la consigliera Celli presenta su questo tema. Anche se la consigliera non fa parte della commissione urbanistica, sa che comunque con la commissione stiamo seguendo sin dall'inizio il tema delle opere a scomputo in capo ai consorzi di recupero urbano. E proprio per questo in commissione abbiamo già dato indirizzo, e tra l'altro quell'indirizzo si è trasformato in un ordine del giorno presentato in aula quando abbiamo fatto il consiglio straordinario proprio sui consorzi, ordine del giorno votato all'unanimità da tutti in quest'aula, in cui abbiamo dato delle precise linee di indirizzo agli uffici per rivedere la delibera 53. Ricordo alla consigliera Celli, se non lo avesse saputo, comunque tutti ne avranno avuto notizia, che qua, non più tardi di un paio di settimane fa, l'assessore Montuori ha organizzato una riunione al Dipartimento in cui sono stati invitati tutti i municipi, ovviamente anche il primo e il secondo municipio, proprio per presentare ai territori la bozza, diciamo, che è quasi pronta, della delibera che dovrà arrivare in commissione e poi in aula di revisione della delibera 53. Quindi siamo, diciamo, vorrei rincuorare la consigliera Celli che il lavoro è molto avanti rispetto agli indirizzi che avevamo dato in aula tutti quanti insieme, che i punti dell'ordine del giorno che abbiamo votato qui in aula sono tutti ripresi e contenuti all'interno di questa proposta che ci arriverà e che discuteremo sia in commissione urbanistica che ovviamente in aula, perché la nuova delibera 53, oltre a portare, quindi a mettere in chiaro tutti quei punti che noi abbiamo chiesto, una maggiore trasparenza, una maggiore condivisione con i municipi, con i territori, per la scelta delle opere da realizzare, vede anche allegata un nuovo schema di convenzione, perché quello che ha bloccato la realizzazione di queste opere è anche l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, quindi il decreto legislativo 50 del 2016, per cui si è reso necessario rivedere completamente lo schema di convenzione. Quindi io, nel rincuorare, insomma, la consigliera Celli, che è molto attenta a questi temi, e anche tutti gli altri consiglieri, avendo votato all'unanimità quell'ordine del giorno, diciamo, ritengo che questa maggioranza si debba astenere sulla mozione nello specifico, perché riguarda anche un tema, diciamo, abbastanza limitato di quel, invece di quell'area che è molto più ampia, perché riguarda soprattutto le opere a rete, mi sembra di capire, quindi le fogne e le strade. E anche per quanto riguarda questo tema specifico, però, si è lavorato nell'ambito di questa delibera a risolvere il problema di questo passaggio e dell'acquisizione da parte dell'amministrazione capitolina di tutte queste opere. Quindi noi come maggioranza ci siamo impegnati, proprio perché sappiamo che senza questa delibera e questo schema nuovo di convenzione ci sono delle opere ferme sul territorio, e quindi lo ribadisco, l'assessore, dopo aver fatto questa condivisione con i municipi e con i territori, si è anche impegnato a portare al più presto in commissione e in aula la delibera. Quindi noi ci asterremo. Grazie.